A Roma ci sono tantissimi monumenti, per esempio il Colosseo, i Fori Imperiali, il Pantheon, ma voi lo sapevate che c'è anche una piramide? Se non eravate a conoscenza, non scoraggiatevi troppo, perché oggi sono qui proprio per raccontarvi la storia e svelarvi i segreti di questo stravagante e misterioso monumento antico. Andiamo a scoprirlo insieme subito dopo la sigla. Tutti conoscono le grandi piramidi di Egitto, uno dei monumenti più maestosi e affascinanti al mondo. Ma ben pochi sanno che per le strade di Roma è possibile ammirare, a pochi passi dal centro storico, una piramide ancora sorprendentemente intatta. Ecco a voi la piramide Cestia. La presenza di questo monumento a Roma non deve sorprendervi affatto, dato il grande impatto che la cultura egizia ebbe sull'urbe a partire dal primo secolo a.C., sia in ambito pubblico che privato. Ed è proprio la sfera privata che appartiene questa importantissima testimonianza archeologica, uno degli esempi più eloquenti di quella che dilagò a Roma come moda dell'Egitto. Vedendo la piramide, molti potrebbero pensare che si tratti di un monumento importato dalle terre del Nilo, oppure di una struttura moderna, in puro stile Las Vegas. In realtà è antichissima e fu costruita interamente in loco, proprio qui, dove mi trovo oggi, lungo la via Ostiense, l'antica via che congiungeva Roma a Ostia Antica. Siamo inoltre a pochi passi da Porta San Paolo, fuori dalle mura aureliane, lungo una delle più importanti vie consolari, dove abitualmente i romani erano usuali disporre ai lati di esse i monumenti funebri. Infatti, questa struttura fu voluta da Gaio Cestio Epulone come suo sepolcro personale. È quindi a tutti gli effetti un mausoleo con la distintiva caratteristica della forma piramidale. A questo punto, molti di voi si chiederanno chi fosse quest'uomo, forse un faraone sepolto a Roma, oppure un imperatore. In realtà, nessuno di questi due, e la risposta al quesito ce la dà l'iscrizione incisa su questo lato della piramide, che riporta la lapidaria biografia del defunto. Gaio Cestio Epulone, figlio di Lucio, appartenente alla tribù Poplilia, fu un tribuno della plebe, un pretore e un membro del collegio sacerdotale degli Epuloni, ossia dei sacerdoti che avevano il compito di organizzare a Roma i sacri banchetti in onore delle più importanti divinità. Insomma, era quello che oggi potremmo definire come il party planner degli dei. Ma quando venne realizzato questo monumento? Per risalire alla datazione della piramide Cestia, agli archeologi sono state di grandissima importanza le iscrizioni incise sui due basamenti che sorreggevano le due statue in bronzo del defunto, rinvenute in passato presso il sepolcro e oggigiorno conservate ai Musei Capitolini. Le iscrizioni ci restituiscono le disposizioni testamentarie di Gaio Cestio Epulone e ci permettono di risalire ai nomi di alcuni suoi eredi, tra i quali emerge il nome di Agrippa, il braccio destro e cognato dell'imperatore Augusto. Questo ci fa riflettere e capire su come Cestio fosse un uomo davvero importante e in qualche modo molto vicino alla corte imperiale. Sempre dalle iscrizioni possiamo risalire alla volontà stessa del defunto di essere sepolto con gli attalica, ossia dei preziosi arazzi pergameni dotati di filamenti d'oro. Questa richiesta purtroppo non poté essere rispettata, perché Augusto promulgò in quegli anni una legge suntuaria che vietava l'ostentazione di lusso nelle cerimonie funebri. Le ricche stoffe vennero così vendute e con i proventi vennero realizzate le due statue in bronzo dorato. Quindi, per rispondere alla domanda circa la datazione di questa struttura, abbiamo a disposizione due importantissime informazioni. Da una parte abbiamo la citazione tra gli eredi del nome di Agrippa, che muore nel 12 a.C., una data che prenderemo come terminus antequem, ossia la nostra collocazione temporale ricadrà prima di questa indicazione cronologica. Altra data è quella relativa all'editto presente sull'iscrizione, che potrebbe corrispondere alla Lex Iulia Sumptuaria del 18 a.C., che prenderemo come terminus postquem, ossia ci collocheremo nel tempo dopo questa data.
Quindi il monumento è assegnabile in un range cronologico che va dal 18 al 12 avanti Cristo. Altra domanda che viene spontaneo porci riguarda le motivazioni che spinsero questo magistrato romano a volere un sepolcro a forma di piramide. La preferenza in questo caso va ricercata probabilmente nel contesto storico di quel periodo. Siamo negli anni di poco successivi alla conquista dell'Egitto ed i ricchi e colti romani restarono subito affascinati dalla grandezza della civiltà del Nilo, con la quale avevano avuto modo di rapportarsi anche visitandola. In questa fase, gran parte delle manifestazioni artistiche dell'epoca, compresa l'architettura stessa, risentirono notevolmente degli influssi egizi. Gaio Cestio, probabilmente, essendo un grande estimatore della cultura egizia, decise di farsi costruire la propria tomba a forma di piramide al di fuori della città, seguendo la moda egittizzante che impazzava all'epoca. La cosa che stupisce maggiormente di questo monumento è che fu eretto in soli 330 giorni, pensate. Infatti, come riportato dall'iscrizione sul fianco orientale della piramide, sappiamo che Gaio Cestio dispose espressamente nel suo testamento che gli eredi innalzassero il sepolcro entro tale termine, pena la perdita della ricca eredità. Naturalmente, con in gioco una somma così cospicua di denaro, gli eredi si affrettarono ad eseguire la disposizione testamentaria, tant'è che sembra che l'opera venne completata addirittura con qualche giorno di anticipo. Un vero e proprio record ingegneristico, non trovate? L'inusuale tipologia di costruzione e i tempi brevi di realizzazione diedero numerosi grattacapi agli architetti romani, che non avevano mai costruito una piramide prima di allora. Per raggiungere l'obiettivo dovettero quindi ricorrere ad uno stratagemma risolutivo. La piramide, infatti, non venne costruita secondo la moda egizia, ossia accostando un blocco di pietra dopo l'altro, ma venne utilizzata la tecnica dell'opera cementizia, una tecnica edilizia tipicamente romana che prevedeva l'uso del calcestruzzo. In questo caso il calcestruzzo venne utilizzato per realizzare le fondamenta e l'elevato, che venne poi successivamente rivestito da preziose lastre di marmo di Luni, oggi meglio conosciuto come marmo di Carrara. Ciò che impressiona veramente di questo monumento sono le sue dimensioni. La piramide ha infatti una base quadrata che misura 30 metri per lato e un'altezza che raggiunge circa i 36 metri. Pensate, quasi quanto un edificio di 12 piani. Se confrontata con le più note piramidi di Giza, la piramide Cestia, ad esse apparentemente simile, mostra in realtà alcune differenze. Infatti appare più slanciata e con una differente ampiezza degli angoli. Gli studiosi infatti sostengono che il modello di riferimento non è tanto da vedere nelle piramidi d'Egitto, ma quanto nelle piramidi nubiane del regno di Kush, nel Sudan. Il monumento, in antichità, era delimitato da un recinto in opera quadrata di tufo. E come potete vedere, insiste su un piano di calpestio che è una differenza di altezza inferiore rispetto al piano di calpestio attuale. Ai quattro angoli della piramide, inoltre, insistevano altrettante colonne su alte basi, due delle quali vennero rialzate nel 1663 per volere del Papa Alessandro VII Chigi. Sempre per volere di questo Papa, dall'altra parte della piramide, al di là di questo muro, venne realizzato l'ingresso attuale, che attraverso un cunicolo conduce all'interno della struttura. Ma cosa nasconde la piramide al suo interno? Così come le piramidi d'Egitto, anche questa piramide presenta al suo interno una camera sepolcrale. La cella funeraria, di esigue dimensioni, è di forma rettangolare e coperta da una volta a botte. Come possiamo vedere, l'intonaco delle pareti e della volta sono dipinte di bianco e conservano gli affreschi in terzo stile pompeiano. Lo schema decorativo è molto semplice. Le pareti, infatti, presentano grandi pannelli rettangolari con al loro interno piccole figure femminili alternate a vasi lustrali, separati tra loro da strette partiture rettangolari con raffigurati alti candelabri. La volta a botte presenta anch'essa una decorazione a sottile linee su fondo bianco, con ai quattro angoli immagini di vittorie alate recanti in mano una corona ed un nastro. Il centro della volta, invece, presenta una doppia riquadratura,
ma la pittura che doveva decorarla nella parte centrale, probabilmente una scena di apoteosi del defunto, venne distrutta nel Medioevo dai tombaroli. Per quanto riguarda il corredo funerario di Gaio Cestio, non vi è traccia alcuna, ed è probabile che questo sparì durante il Medioevo, quando la tomba venne violata. Come ampiamente in uso in età augustea, i resti di Gaio Cestio non furono deposti in un sarcofago, bensì in un'urna cineraria, anch'essa depredata nel corso dei secoli. La piramide Cestia, come potete apprezzare, si è conservata perfettamente intatta fino ad oggi. Questo perché nel III secolo d.C. venne inglobata nelle mura aureliane. Tale funzione difensiva ha fatto sì che evitasse il fenomeno della spogliazione dei marmi, che nel corso degli anni avrebbe sicuramente destabilizzato la struttura con una ripercussione sulle mura stesse. Come potete ben vedere, però, manca tutta la parte di mura che collegava la piramide Cestia a Porta San Paolo, l'antica porta ostiensise che faceva parte della struttura muraria voluta da Aureliano. Questo perché durante la Seconda Guerra Mondiale venne scagliata una bomba che, scoppiando, andò a distruggere questa parte delle mura. Se la notizia dell'esistenza di una piramide a Roma vi ha sorpreso, rimarrete sicuramente esterrefatti nel sapere che non era l'unica. Infatti, nell'antica Roma esistevano ben 4 sepolcri con questa distintiva caratteristica della forma piramidale. Una di queste era collocata in antichità nell'Ager Vaticanus, in prossimità dell'incrocio tra la via Cornelia e la via Trionfale, corrispondente all'inizio dell'attuale via della Conciliazione. Come è possibile apprezzare dalla ricostruzione di Pirro Ligorio, la piramide si trovava nelle vicinanze del circo di Nerone e del mausoleo di Adriano, ossia l'attuale Castel Sant'Angelo. Purtroppo, a causa della totale assenza di informazioni circa il nome del proprietario del sepolcro, non sappiamo a quale influente personaggio dell'antica Roma appartenesse questa piramide. È cosa certa però che questo monumento doveva somigliare moltissimo alla piramide Cestia, anche nelle dimensioni. Ciò potrebbe spiegare il motivo per cui nel Medioevo queste due piramidi erano considerate le tombe di Romolo e Remo, i due gemelli legati al mito della fondazione di Roma. Le due piramidi vennero così chiamate rispettivamente Meta Remi, la piramide Cestia, mentre Meta Romuli, quella collocata nell'area vaticana. Ma facciamo un po' di chiarezza. Perché Meta Romuli e Meta Remi? Cioè, che cos'erano le mete? Le mete erano dei pilastri rastremati verso l'alto e disposti all'estremità della spina dei circhi, che ricordavano vagamente la forma piramidale. Di piramide però adesso ce n'è solamente una. Ma che fine ha fatto la Meta Romuli? La Meta Romuli fu però purtroppo demolita nel 1499 da Papa Alessandro VI Borgia, per l'apertura di Via Alessandrina. Ciò che rimane di essa sono solo determinate rappresentazioni in alcune opere d'arte, tra cui un pannello in rilievo della porta in bronzo di San Pietro fatta dal Filarete, oppure la raffigurazione sullo sfondo dell'affresco della Visione della Croce dipinto da Giulio Romano tra il 1520 e il 1524 nella sala di Costantino dei Palazzi Vaticani. Le altre due piramidi, di cui purtroppo abbiamo pochissime informazioni, si trovavano una di fianco all'altra sui due lati della Via Lata, l'attuale Via del Corso, e si innalzavano in corrispondenza di quello che attualmente sono le due chiese gemelle di Piazza del Popolo, ossia la chiesa di Santa Maria dei Miracoli e quella di Santa Maria in Monte Santo. Di tutte queste piramidi, l'unica ad essersi conservata è proprio la nostra piramide Cestia. Ciò che spero abbia sorpreso molti di voi è il perfetto stato di conservazione in cui versano le lastre di marmo che rivestono questa struttura. Purtroppo però non è sempre stato così, perché nel corso dei secoli gli agenti atmosferici, le erbacce cresciute all'interno delle giunzioni delle lastre e lo smog emesso dalle macchine hanno ridotto questa struttura ad uno stato veramente malandato. Al ripristino della struttura ci ha pensato un magnate della moda giapponese, Yuzo Yagi, che ha finanziato la ripulitura dei marmi costata 2 milioni di euro. Un lavoro durato 2 anni, dal 2012 al 2014, che però ha portato la piramide a risplendere così come in antichità. Con queste ultime 2 curiosità sulla piramide Cestia, termina questa prima puntata di approfondimento sulla Roma egizia. Se la puntata è stata di vostro gradimento,
Non dimenticatevi di lasciare un commento o mettere un like. O se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale. Con un semplice gesto potrete aiutare questo progetto di divulgazione scientifica. Grazie e alla prossima puntata!